Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete sono qui bella seduta, sistemata, fa caldo, ho acceso anche il ventilatore perché vi voglio parlare del mio dimagrimento. Allora, voglio premettere una cosa. Io non ho fatto, cioè, allora, non è che ho fatto una dieta, non sono stata da un dietologo e mi ha prescritto una dieta, eccetera. Ho fatto tutto da me. Ciò che vuol dire, ho cercato e sto imparando a mangiare sano. Mangiare sano cosa vuol dire? Allora, visto che io sono napoletana e chi è napoletano lo sa, ma penso che un po' tutti lo sanno, che noi mangiamo bello condito, ma anche abbondante, e quindi ho cercato di cioè, quando cucino per me, dico, perché Cristian e Francesco mangiano come sempre. Cristian ha la fortuna che può mangiare anche un ippopotamo, ma rimarrà magro. Va bene, lasciamo stare. Mio figlio uguale. E quindi loro mangiano come sempre, invece per me vado a cucinare diversamente da loro. Mangio la pasta integrale, me la peso, mangio, ho inserito tante verdure, perché ragazzi le verdure fanno bene. Cerco di condire pochissimo, pochissimo sale, che all'inizio è stato molto dura, molto, perché proprio non sapevo niente. Però col problema che ho io e che è la cellulite che hanno tutte le donne, sono pochissime che hanno la fortuna di non averle. Quindi io mangiando anche molto salato, cioè tanto sale, ragazze mie, poco gli anni, i risultati che ho ottenuto è avere tanta tanta cellulite. Allora, la mia premessa era questa, che comunque anche se dovete fare una dieta, non sono, cioè non è quello che mangio io che fa dimagrire voi, ma se dovete fare una dieta io vi consiglio di andare da un dietologo, perché ragazzi su queste cose non si scherza. Allora, noi ci possiamo consigliare sullo smalto, su una crema viso, sul make-up, sui prodotti per la pulizia, sulle frivolezze, sulle cose sciocche alla fine, ma sulla salute no, assolutamente, perché questa cosa qui, se uno deve fare una dieta o deve dimagrire, deve andare da un medico. Questo è quanto. Io vi racconto la mia esperienza, ma non è che vi dirò quello che mangio, quanto mangio, il peso, no, vi ho fatto capire come ho fatto a, diciamo, dimagrire, mangiare sano, ma non ho fatto nessuna dieta. Cioè Cristian scherza quando dice la dieta è un modo di dire, perché per scherzare, ma comunque a me è mangiare sano. Questo è quanto. Poi, vicino a questa cosa qui, sono andata a inserire, come sempre ho fatto, diciamo sport per modo di dire, vado a camminare tutti i giorni per un'ora, ma camminare, ragazzi, io faccio una camminata molto veloce, non dico quasi corro, ma siamo lì, e poi anche qualche esercizio comunque per tonificare le gambe, perché se andiamo solo a camminare e dimagriamo, comunque la gamba si affroscia, cioè non è bella tonica, e quindi c'è bisogno anche di fare dei determinati esercizi per tonificare un po' le gambe e anche i glutei, ma quello c'ho ancora tanto da lavorare. E questo è qua. Come vi ricordate, io ho avuto l'opportunità di avere questa cosa qui, cioè l'azienda mi ha fatto provare questa qui, che si chiama la Slim. Non è che una ventosa che va a come posso spiegare? Allora, in primis, per usare questa qui c'è bisogno di un olio. Loro mi hanno inviato questo qua, ragazzi, guardate già dove sono, 2 mesi che l'adopero. Questo è un olio anticellulite, ma tanto ve l'ho presentato nel video quando me ne ho parlato di questa, e che è anche un ottimo profumo. Quindi voi andate a mettere questo sulla gamba dal ginocchio in su, ovviamente andate bene a, diciamo, a oliare la gamba, non tantissimo mi raccomando, giusto per fare scivolare questa qui. Quindi come funziona? Noi partiamo dal
ginocchio, voi andate a premere, lei si attacca alla gamba, crea tipo un sottovuoto e poi voi strusciate così fino ad arrivare all'inguine e questo lo fate su tutta la gamba, ovviamente tutto intorno, per 8 minuti e va fatto 3 volte a settimana. Allora, ragazze, per fare questa cosa qui ci vuole tanta tenacia, cioè dovete essere toste. Cioè, non è che oggi lo faccio, no, domani non lo faccio, vabbè, lo faccio no, 3 volte vi dovete impostare. 3 volte a settimana, voi 3 volte a settimana lo dovete fare. Poi, dopo 2 mesi che l'avete fatto, cioè che comunque state continuando questa cosa qui, inserite anche un giorno in più 4 volte a settimana, così almeno vedrete che i risultati saranno garantiti. Io, ragazze, i risultati che mi ha dato questa cosa qui non me l'ha dato nessuno. Niente, perché questa qui va ad agire in profondità quello che serve a, diciamo, a far sciogliere tutti i grumi della cellulite. Quindi questa qua, ragazzi, vi garantisco che fa. Allora, io adesso vi lascio la foto. Allora, in questa foto qui mi vedete frontale, si può ben notare la prima e la seconda foto, perché comunque nella seconda sono anche un po' più abbronzata. Ditemi voi se notate la differenza. Ovviamente, ragazze, io ho perso anche peso, però purtroppo dalla foto non rende tantissimo proprio la cellulite che io avevo e che ancora un pochino ce l'ho, quindi io questa la farò ancora per tanto 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 tempo, se no, se anche per sempre, perché non ho problemi, non mi pesa farlo. Vedete che comunque la gamba è andata proprio a sottigliarsi, mentre prima era bella gonfia, ma non era, sì, ero ingrassata, ma alla fine ero ingrassata di 5 kg. Poi diciamo il grasso si sparge dappertutto, non è che era solo sulle gambe. Quindi, ragazze, questa qua vi garantisco che fa ottimi risultati. Adesso vi metto la foto laterale, così almeno per farvi capire anche i glutei come sono scesi. Prima c'avevo un bel poponzo. Non è che si nota, cioè si nota perché vedete il prima e il dopo, e quindi ditemi voi la differenza. E niente, ragazzi, veramente una soddisfazione che sto avendo con questa cosa qui, nessuna. Perché comunque le creme, ragazzi, io mi sono documentato, ho letto tanto che le creme per la cellulite vanno ad agire solo in superficie, ma una volta che voi finite di usare quella crema, dopo un po' ritorna tutto come la prima, quindi non ha senso. Invece questa cosa qui non ritorna come prima, è più efficacia, cioè i risultati rimangono e quindi ve la consiglio. Io penso di avere ancora il codice sconto, devo andare a vedere, perché questo è un video che ho voluto fare io, per parlarvene, perché visto che mi avete chiesto che dieta fai, come hai fatto a dimagrire, tutte queste cose qua, ma volevo parlarvi ovviamente perché diciamo in primis è stata questa i risultati che ho avuto sulle gambe. Comunque dovrei avere ancora, penso, perché mi sembra che il codice sconto finiva il 31 agosto. Voglio andare un po' a vedere, ragazze. Nel caso, se vedrete il codice, vuol dire che ancora c'è. Se non c'è il codice, vuol dire che non c'è più il codice sconto. Se vedete il codice, vi lascio sia il codice sconto che giù nell'info box il link diretto ovviamente al prodotto, così farete subito. Se siete interessati, chi ha problemi ovviamente di cellulite, vi garantisco, ragazzi, però dovete essere tenace, eh? No, vi ripeto, un giorno sì e un giorno no, dovete farlo. E io vi dico anche un'altra cosa, io i risultati li ho visti proprio visivi, anche se nel corso che li facevo, cioè nel tempo che li facevo, notavo una leggerezza, diciamo, nelle gambe, però visiva proprio che noto la gamba, diciamo, più liscia. Prima c'erano tutti i bozzetti, sapete, i buchini, queste cose qua. È una decina di giorni, quindi per farvi capire ci vuole tenacia, cioè bisogna farlo, perché comunque, ragazzi, io ero rovinata e tuttora ancora dovrò farlo. Allora, ragazzi, mi si è spenta la fotocamera. Dicevo, dovrò farlo perché lo farò finché ne avrò vita.
Cioè, andrò avanti perché ragazzi, per me la cellulite io la odio, proprio bruttissima da vedere, proprio non la sopporto e quindi andrò avanti. Poi volevo dire anche un'altra cosa che è importantissima, chi ha problemi di vene varicose, ho letto che questa cosa qui non va bene, quindi mi dispiace che chi ha questo problema non la può utilizzare, non mi dite perché, non sono un medico, ma ho letto che non va bene. E niente, volevo dire anche questa cosa qua perché è importante. E niente, ragazzi, quindi una soddisfazione. Poi, ovviamente, alimentazione, vi torno a ripetere, dovete avere, cioè, ci deve essere tutto un insieme per avere ottimi risultati. Quindi sono troppo, troppo, troppo contenta. Cioè, non me l'aspettavo, dico la verità. Cioè, poi quando guardo le gambe le noto veramente diverse, più, ho detto, più lisce proprio a visivo, cioè a guardarle, mentre prima proprio non mi piacevano proprio perché comunque avevo tanta cellulite, specialmente nei laterali quando si crea quella bozza, i cuscinetti. Quelli là quasi, sono quasi scomparsi, se vi dico proprio la verità. Ci sono, ma sono molto molto morbidi. Non vi so spiegare, perché ragazzi non sono un medico tecnico. Quindi, cioè, sono proprio morbide, si stanno, come se piano piano si stanno scomparendo. E quindi, ragazzi, questo mi dà proprio la grinta per andare avanti. Infatti, dopo lo devo fare, perché io lo faccio il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Cioè, mi sono proprio imposta i giorni. E niente, ragazzi, quindi vi torno a ripetere, se dovete fare una dieta, dietologo. Questo qua non fa, non è niente, non ha controindicazioni, solo vi ripeto, per chi ha vene varicose non lo può usare, ma se non lo possono usare tutti, quindi perciò mi permetto di consigliarvelo. Poi se qualcuno lo farà, mi farà sapere se come si è trovato, così almeno ci scambiamo i pareri. E niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi mi raccomando spolliciate un pollice in su, se vi va iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, ve lo scriverò sempre qua e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!